Le ragioni della follia. Su una spiaggia del litorale tarantino viene ritrovato il cadavere di un docente universitario sulla cui spalla è stato impresso un marchiafuoco raffigurante un fiore di loto. Il commissario Spiro Fusco si occupa del caso. Vive insieme alla figlia da quando Angela, 13 anni prima, ha abbandonato entrambi senza un'apparente ragione, facendo perdere le sue tracce. Quando Spiro comincia a indagare sull'assassinio del professore universitario, non immagina che le ricerche si intrecceranno con il proprio passato, fino a sollevare il velo di mistero che avvolge da tanti anni l'abbandono di Angela. Proprio così, è un thriller che ti tiene incollato fino all'ultima pagina, anche perché ci sono ritorni, corsi e ricorsi, quindi di fatto intanto inizia in modo molto forte e non mancherò di leggervi l'incipit, perché decisamente l'incipit è molto importante, no? In un romanzo ti può far aprire o chiudere un libro. Se poi hai magari degli amici che te l'hanno consigliato e quindi diciamo che superi, no, il fatto che l'incipit non ti sia tanto piaciuto e poi scopri un libro meraviglioso, quindi io consiglio sempre di non fermarsi mai all'apparenza dell'incipit, ma devo dire che ci sono invece incipit che poi non sono altro che le primissime pagine che ti catturano dall'inizio. Effettivamente io devo dire, lo dico sempre, ma perché è vero, fino ad oggi sono stata molto fortunata, perché ho sempre avuto l'onore e l'opportunità di recensire e di leggere, perché fondamentalmente io sono una lettrice ad alta voce, quindi la recensione è arrivata dopo per necessità, perché non posso leggere un'ora di fila, vi racconterei un quarto del romanzo, però io sono una lettrice ad alta voce e devo dire che leggere ad alta voce questo romanzo è stato veramente bello. Allora io inizierei e poi magari facciamo un po' di ragionamenti sui personaggi, perché su ogni personaggio io ho avuto l'occasione di fare un pensiero che mi sono scritta, quindi ogni tanto vedrete l'occhio che va di là perché sbircio un po' i miei appunti, ma andiamo a cominciare con la prima lettura. Il torpore cominciò a diluirsi lasciando posto ad una lucidità frammentata. Guglielmo Lombardi sollevò le palpebre pesanti più volte prima di riuscire a tenere gli occhi aperti. Stava seduto, un bavaglio stretto sulla bocca e polse e caviglie legati ben saldi ad una vecchia sedia arrugginita. Lo spazio intorno era sfocato, liquido, un groviglio di linee flebili e grigi toni smorzati. Si sforzò di mettere a fuoco le immagini ed una fitta alle tempie gli fece stridere i denti. Lentamente ogni cosa cominciò a prendere forma e colore. Un lume a gas su un tavolo da campeggio illuminava uno spazio circoscritto, mettendo in risalto alcuni oggetti dai contorni indefiniti. Osservando il vetro pagizzato del lume, prese coscienza del sibilo del gas che ronzava continuo nelle orecchie, mentre un rumore sordo proveniva dall'esterno con un ritmo intermittente. Si concentrò su quel suono ipnotico e rassicurante, sembrava familiare. La risacca. Sono vicino al mare, pensò. Sul tavolo adesso riusciva a distinguere un martello, un grosso giravite e un pacco di guanti in lattice. L'ambiente era umido e freddo, impregnato di un effluvio salmastro. Si guardò intorno, le pupille avevano cominciato ad abituarsi alla poca luce in quell'ambiente che sembrava avere confini indefiniti e tetri. Riuscì a distinguere le pareti dall'intonaco grigiastro quasi completamente scrostato. In alcune parti la malta tra gli interstizi era stata grattata via dall'azione erosiva della salsedine e dell'umidità. La paura aumentò, fino a disperdere gli ultimi segni di intorpidimento. Guglielmo si sforzò di riprendere i ricordi per ricostruire il passato recente. Non aveva idea di quanto tempo fosse trascorso. Potevano essere state le 9 di sera. Era comodamente seduto in poltrona davanti alla TV. Il telegiornale era finito da poco e stava per iniziare il posticipo della Serie A di calcio. Era accaduto tutto in pochi istanti. Un colpo secco alla nuca, poi il nulla, il suo ricordo svaniva lì. Uno schioppo sordo interruppe il flusso di pensieri, quasi all'unisono partì un secondo sibilo alle sue spalle, identico a quello del lume del tavolino.
tentò di ruotare il collo a destra e a sinistra senza riuscire a vedere. Si divincolò più volte rischiando di ribaltarsi, alla fine cedette e chinò il capo ansimando. Si guardò i piedi. Erano nudi. In quello stesso istante percepì la fredda rugosità del lastricato e sentì un brivido salire lungo la schiena fino a solleticargli il collo. Fece scivolare lo sguardo incredulo sul proprio corpo, indossava solo mutande e maglia. Cominciò a tremare di freddo e di paura. Ci fu un leggero spostamento d'aria alle sue spalle, poi il caldo alito di un respiro gli sfiorò un orecchio, trasformandosi in un sussurro. Infliggerò castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. Guglielmo Lombardi sbarrò gli occhi, cercò di parlare, ma ne uscì solo un gemito strozzato. La persona che aveva recitato il passo biblico gli sollevò la maglia da dietro rovesciandogliela sul capo. Un clangore metallico lo fece sobbalzare ed una mano spinse forte sulla nuca facendolo piegare in avanti. Pochi istanti in sospensione, poi un improvviso e intenso bruciore alla spalla sinistra. La pelle sfrigolò a contatto con qualcosa di rovente, rilasciando un odore acre di carne bruciata. Guglielmo Lombardi serrò i denti sul bavaglio, sollevando ritmicamente le spalle in un respiro sincopato. Poi sentì la vescica rilassarsi e un caldo bagnato tra le cosce. L'urina gocciola dal piano della sedia e forma una pozza ai suoi piedi. Sorrido. Giro intorno per fissarlo dritto in faccia. In quegli occhi sbarrati all'inverosimile c'è terrore e incredulità. Poi la sua espressione comincia a tramutare come in dissolvenza, in rassegnazione. È consapevole delle proprie colpe. Come potrebbe non esserlo? Il piano procede perfettamente. Raccolgo martello e giravite lì in pugno. Appoggio la punta del giravite sul petto e batto un colpo leggero tra i capezzoli sporgenti sotto la maglia. Il suo gemito gutturale prolungato risuona dolce ed appagante. Per me è la riscossione di un credito di morte. Sollevo il martello fin sopra la testa in una traiettoria lenta e misurata. Ghigno sulla sua faccia bianca come la cera e sferro un colpo deciso e potente. Sento il giravite stretto nel mio pugno penetrare lo sterno fino ad affondare nel cuore. Lo fisso per un'ultima volta e i suoi occhi si spengono per sempre. Allora, questo è l'incipit ed è evidentemente un omicidio. Un omicidio che sa proprio di vendetta, no? Lo si percepisce immediatamente, c'è questo killer, questo personaggio freddo, razionale, che sa esattamente quello che vuole, sa esattamente che cosa vuole da quest'uomo, vuole che quest'uomo muoia. Ed è evidente che non solo vuole che muoia, ma gode in questo, perché ritiene che lui lo meriti. Allora, è evidente che entriamo immediatamente in questo romanzo, no? Ci fa entrare immediatamente, ci crea immediata curiosità. E la curiosità nasce quando l'autore è in grado di trasmetterti qualche cosa che possa essere curiosità, possa essere fastidio, possa essere come qualcosa che ti dica: caspita, voglio andare avanti. Bene, questo è quanto. Adesso andiamo a capire un po'. Prima leggo qualche vostro commento, perché stasera mi fa piacere perché siete belli caldi e quindi che meraviglia. Bruno dice: caspita, che incipit e che lettura da brividi. Grazie Bruno, lui è il mio fan, quindi molto molto bene. Alessandro Porri, ciao, ciao Ale. È arrivato Alessandro Porri, sorrido, lui sa perché, non ve lo voglio dire. E Iris scrive: ciao Lucia Caponetto, sempre bello ascoltarti, grazie mille. Una cosa, ma si sente tanto, perché io lo sento tantissimo, questo orecchino, perché sennò io li levo, io sono un po' insofferente, quindi magari è colpa mia. Se nelle letture sentite il rumore degli orecchini, ditemelo, perché li tolgo. Poi chi c'è?
Baldassare Lobue, brava Lucia, grazie mille. Sabrina Perrero, eccoci. Sabrina Perrero è una persona con la quale comincerò presto a collaborare perché fa parte della società Passione Scrittore. Io, ricordate, ve ne ho già parlato in altre circostanze. Passione Scrittore è una società di servizi che si occupa e si preoccupa di autori in self-publishing. Quindi accompagna gli autori fino addirittura alle presentazioni dei loro romanzi in presenza quando si può e si potrà, altrimenti online. Devo dire che è una società veramente, veramente valida. Io consiglio di andare a vedere il loro sito passionescrittore.it e rendervi conto che anche un autore può fare da solo, ma se aiutato, secondo me è molto meglio. Non si sente alcun rumore tintita. Oh, molto bene, non si sentono gli orecchini. Molto bene. Allora, andiamo avanti. E vediamo un po' cosa vi posso raccontare. Vado un po' a sbirciare i miei appunti. Vi ho già raccontato un sacco di cose. Sapete che le mie recensioni sono emotive, ve l'ho già detto, quindi assolutamente quello che mi trasmette il romanzo io trasmetto a voi, quindi lascio perdere tutti i tecnicismi che non sono di mia competenza. E vado a continuare con un po' di racconto di questo romanzo. Allora, il personaggio principale è il commissario che andremo a breve a scoprire, Spiro Fosco, che è un personaggio schivo, con un passato difficile, sicuramente un passato non facile, ed ha un lato oscuro che incuriosisce un po' per tutto il romanzo, ma non è l'unico personaggio con questo karma che non si riesce bene a identificare. Devo dire la verità che ogni personaggio è identificato dall'autore in modo molto, molto preciso, quindi i personaggi vengono identificati e riconosciuti. Quest'uomo, che sarebbe appunto il commissario, non riesce ad avere rapporti duraturi, l'abbiamo letto nella quarta di copertina, perché e leggeremo una parte di questo, viene deluso fortemente da una donna che gli impedisce poi diciamo di accasarsi definitivamente. Avrà altre relazioni, avrà altre storie, però non lo porteranno mai a riprovare, a sposarsi. Questa Angela, gli strapperà il cuore davvero, e non solo a lui, perché, come appunto abbiamo già letto, c'è anche questa ragazzina che viene abbandonata dalla mamma in tenera età, e quindi insomma non è facilissimo. Si capisce già che in questa famiglia c'è un grosso vuoto e grossa difficoltà, soprattutto Vanessa adolescente, con tutte le difficoltà di un adolescente. Si sa che in certe situazioni la mamma aiuta, no? Non che il papà non aiuti, per carità, tant'è vero che lui è bravissimo perché non la stressa, non vuole essere presente a tutti i costi, no? Non vuole, come dire, sostituirsi alla figura materna, anzi sta abbastanza per conto suo, cioè come se lui capisse che lei ha bisogno di essere lasciata in pace. Quindi grande onore a questo padre che chiaramente ama da morire sua figlia, ma non vuole diventare per lei un peso, ecco, quantomeno vuole lasciarle i suoi spazi, con tutta che però chiaramente desidera stare con lei e avere delle serate insieme a lei, e lei a volte è un po' titubante, però poi in fondo le fa piacere. Quindi c'è un bel rapporto, posso dire difficile, data l'età, data appunto dal passato di entrambi, però devo dire che c'è un buon rapporto. Andiamo a vedere un po' il prosieguo, andiamo a vedere la seconda lettura. Devo dire una cosa all'autore. All'autore voglio dire che io ho fatto un po' di tagli e cuci per riuscire a crearmi un po' un filo che mi consentisse di far capire agli ascoltatori più cose, ma senza svelare troppo. E quindi, se non si riconoscerà nelle pagine, non si preoccupi perché l'ha scritto lui. Io non ho modificato alcunché, ho soltanto fatto dei tagli per poter leggere qualche cosina in più. Quindi abbiamo detto che l'incipit porta ad un omicidio. L'omicidio è di un professore universitario che si chiama Lombardi.
Il padre della dottoressa Lombardi, esclamò Spiro facendo attenzione a dove metteva i piedi. Aveva conosciuto Isabella Lombardi molti anni addietro, quando era appena una ragazzina, in uno dei suoi primi interventi da giovane poliziotto. Aveva ancora bene impresso nella memoria il volto di quell'adolescente trasfigurata dal terrore, gli occhi intrisi di un pianto invisibile arginato dal forte shock emotivo. Molti anni dopo si erano rivisti, ma entrambi avevano tacitamente preferito non parlare di quell'episodio. Isabella si era laureata in medicina ed era un medico del pronto soccorso della Santissima Annunziata. Da quella volta si erano rivisti con una certa frequenza per motivi di lavoro ed era nato un sentimento di stima e amicizia. Solitamente Spiro riusciva a essere freddo e distaccato. L'unica implicazione poteva essere un fugace senso di colpa per la totale assenza di empatia, un qualcosa di appena accennato e sterile, niente di più. Ma le circostanze adesso erano diverse. Provava sentimenti contrastanti, oppressione e dispiacere per la notizia che doveva dare a Isabella, ma anche una sottile eccitazione al pensiero che avrebbe dovuto consolarla. Ritornò alla mente il suo viso esangue e inespressivo di adolescente 21 anni prima. Isabella aveva compiuto da poco 14 anni. Andiamo a 21 anni prima, 1989. Spiro era al suo primo incarico da vice ispettore a Taranto. Al secondo giorno di lavoro aveva risposto alla richiesta di intervento di un uomo che, rientrando a casa, aveva trovato il corpo senza vita della moglie e una finestra forzata. Giunto sul posto assieme al commissario Vanoli, aveva trovato l'uomo ad attendere in strada nella notte umida e fredda. Irrigidito e bianco come un cencio nel suo lungo cappotto scuro, Guglielmo Lombardi teneva un braccio sulle spalle di un bambino tremante e impaurito, che a sua volta stringeva la mano di una ragazza al suo fianco. Entrambi erano sotto shock. La giovane Isabella aveva gli occhi fissi nel vuoto e il corpo percosso da spasmi improvvisi. Sembrava un personaggio da film thriller in una scena di massima tensione, eppure quello stato d'animo non riusciva ad ottenebrare la bellezza ancora acerba della ragazza. Spiro ricordava bene la ricostruzione degli eventi fatta da Vanoli a conclusione delle indagini. I rilievi avevano evidenziato le orme di due scarpe di misure diverse, ma nessuna impronta digitale né tantomeno tracce organiche al di fuori di quelle della vittima. Una finestra era stata forzata dall'esterno e a pochi metri dal cadavere della signora Lombardi era stato ritrovato un collant. Due rapinatori si erano introdotti in casa sicuri di non trovare nessuno, visto che ogni mercoledì sera la famiglia Lombardi si recava a Lizzano per fare visita ai genitori del professore. Quel giorno, però, come aveva dichiarato Lombardi, la moglie era rimasta a casa per una forte emicrania e si era messa a letto. I ladri avevano forzato la finestra, si erano introdotti nell'abitazione immersa nel buio e avevano cominciato a rovistare. La donna, molto probabilmente svegliata dai rumori, li aveva sorpresi e uno dei due o entrambi avevano tentato di immobilizzarla. Nella connotazione, la vittima era riuscita a sfilare il collan dalla testa di uno dei due malviventi che, essendo stato riconosciuto o per paura di essere comunque identificato, l'aveva strangolata. Non si era riusciti ad assicurare alla giustizia i due delinquenti. Anche qui sentite come scorre, che bella scrittura che ha Fabio Giorgino. Proprio leggi davvero volentieri. E andiamo a capire un po' questo personaggio. Vi dicevo che appunto è un personaggio che ha subito, adesso arriviamo al sodo, ha subito una grossa perdita ed è proprio questa perdita che lo porterà ad essere così privo di empatia verso il prossimo, no? Ho detto schivo, ma non è proprio corretto, io direi proprio un po' apatico dal punto di vista emotivo, come dire, con la sofferenza che ho patito io, sì, posso dispiacermi per gli altri, ma fino a un certo punto, perché effettivamente io sto peggio di voi. Ciononostante è un commissario molto bravo, con un intuito eccezionale, che infatti lo porterà ad indagare con tenacia verso questo omicidio che, non vi voglio rivelare niente, ma presumibilmente e probabilmente non sarà l'unico, perché è un libro di 380 pagine, se ci fosse un unico omicidio, per carità, fattibilissimo, però
Devo dire difficile, sarebbe un po' difficile. Allora, adesso vi faccio distrarre un po', esattamente come fa il nostro autore, e vi porto ad un momento descrittivo, talmente bello che mi ha fatto venire una gran voglia di, appena sarà possibile, di visitare Taranto. E poi torniamo nel nostro thriller. Ma è bello che un autore abbia la capacità di portarti nel thriller e di riportarti ad una leggerezza data dal luogo, soprattutto se i luoghi sono belli come questo. State a sentire. Spiro ordinò all'agente Pizzi di parcheggiare l'auto sul viale dell'università per proseguire a piedi per le strette vie che conducevano a Piazza Duomo, dove era situato l'Episcopio, residenza dell'arcivescovo. Prima di mettersi su via Libertini, alzò il capo sull'antica porta in stile neoclassico che si apre sul centro storico della città, dove anticamente sorgeva la città romana di Rudie, dalla quale aveva preso il nome. Costituita da un arco imponente, Porta Rudie è abbellita da due colonne per lato, poggiate su degli alti podi e sulle cui sommità sono situati i busti dei quattro fondatori della città. Il tutto è sormontato dalle statue dei santi patroni, Santo Ronzo al centro e Santa Irene e San Domenico ai due lati. Spiro ci passò sotto e continuò a passo spedito per la stradina lastricata sulla quale si affacciavano palazzi antichi con balconi e balaustre scolpite in pietra e locali commerciali di ogni genere. Arrivato a un piccolo incrocio si fermò, sulla destra si apriva Piazza Duomo. Osservò la facciata della residenza dell'arcivescovo e proseguì a passi lenti verso la piazza, quasi con riverenza. Si guardò intorno, tutto era immerso nel barocco. Ovunque era un'esplosione di estro e fantasie architettonici dal potente valore rappresentativo. Il sole invadeva la piazza e faceva brillare le facciate del Duomo, dell'Episcopio e dell'antico seminario, rivestite con la caratteristica pietra locale dal tenue colore ambrato. Il barocco aveva avuto impulso nella città e zone limitrofe anche grazie alle peculiarità della pietra leccese. Era facile da lavorare e una volta messa in opera l'esposizione all'aria e il passare del tempo ne faceva aumentare la durezza e la resistenza. Davanti al portale della cattedrale, una scolaresca con cappellini rossi prestava attenzione all'insegnante che gesticolava facendo ampi gesti nell'aria. Spiro si avviò verso l'ingresso dell'episcopio e si fermò alla base dell'ampia scalinata sulla cui sommità si apriva un grande arco chiuso da un semplice cancello a lance. Cominciò a provare una leggera soggezione. Diede uno sguardo di insieme alla struttura costituita da tre livelli, con un piano terra della superficie compatta ricoperta da bugnato, il piano intermedio più leggero nel quale si apriva un elegante portico sormontato da un antico orologio, e l'ultimo livello rientrato rispetto agli altri, con finestre e balcone con balaustra. Ora, ditemi se non avete visualizzato tutto questo. Io sono andata a vedere il tutto e devo dire che ho proprio piacere di andare. Vediamo che cosa mi scrivete. Lettura conturbante, ma tecnicamente perfetta. Ma tecnicamente perfetta, quindi conturbante potrebbe non essere un complimento. Aspettiamo Cesare che cosa mi dice. Anna Gelardi, ho fatto la recensione del libro per un blog napoletano, Il mondo incantato dei libri di Risa Santucci. È un ottimo thriller, grande ritmo, personaggi ben delineati, finale a sorpresa. Verissimo, Anna, grazie per la tua recensione anche qui. È proprio vero, c'è un bellissimo finale a sorpresa. Non per niente, non svelerò nulla, ovviamente non del finale, va da sé, ma neanche mi avvicino a questa parte, però eravamo a parlare delle descrizioni. Lecce, perché scusate, il romanzo si svolge appunto tra Taranto e Lecce, in questo caso stavamo parlando di Lecce, è un centro storico, si parla appunto di Piazza del Duomo, di questa meravigliosa porta Rudie, e devo dire la verità che
È proprio un posto da visitare, da vedere. Vediamo se c'è qualcuno del luogo. Fabio, se vuoi dire qualche cosa, ovviamente sei il benvenuto. Se sei uscito dalla diretta, so esattamente le ragioni per cui avrai modo poi di dare il tuo contributo attraverso i commenti, tanto queste dirette rimangono. Ma io vorrei proprio barocco bellissimo. Eh sì, Fabio, hai ragione, barocco bellissimo. Andrei alla quarta lettura. Torniamo un po' dentro i nostri personaggi del nostro thriller. Allora, Angela, abbiamo detto da subito che Angela era la compagna e la moglie di Spiro e la mamma di Vanessa. A un certo punto li abbandona. Allora, io ho scelto di raccontarvi un po' di lei perché penso che sia un qualche cosa che può capitare a moltissime donne. Parliamo di Spiro. Il suo rapporto con le donne si era sempre mosso su binari incerti, irti di ostacoli che non era stato in grado di superare per andare oltre e scoprire cosa avrebbe trovato alla fine di quel percorso. A iniziare da Angela, la madre di Vanessa. È curioso come a volte la vita mandi segnali che non si riesce a cogliere. Aveva conosciuto Angela in discoteca durante una festa di carnevale. Indossava un vestito da dama del Settecento e una parrucca dai lunghi boccoli biondi. E quando a un certo punto si era tolta la mascherina, lui era rimasto incantato da quella bellezza felina. La sala era invasa da un turbinio di luci colorate e ombre che smorzavano i dettagli e riducevano la visibilità, ma lo sguardo intenso della ragazza e i lineamenti affilati gli avevano procurato un piacevole rimestio nello stomaco. Quella mascherina, però, nascondeva ben altro. Si sarebbe dimostrata la metafora del suo essere e il preludio ad un rapporto di coppia pieno di brutte sorprese. Un mese dopo, Angela, incinta di Vanessa, aveva mostrato i primi segni di insofferenza a causa del suo trasferimento a Roma, dove Spiro aveva ottenuto il primo incarico di ispettore. Cominciò a lamentarsi del poco tempo che lui dedicava alla famiglia, di quanto si sentisse sola, dei giorni sempre uguali. La situazione peggiorò subito dopo la nascita della bambina. Sembrava che ogni piccola azione le pesasse. Perfino occuparsi di Vanessa era un compito necessario e opprimente. Quando Spiro si rese conto che il disordine in casa da saltuario stava acquistando sempre maggiore ciclicità, capì che bisognava cercare la causa di quel malessere. Seguirono visite mediche, esami di ogni tipo e la snervante opera di convincimento nei confronti di Angela, diventata ormai apatica e insofferente. Infine ci fu lo psicoterapeuta. Le fu diagnosticata una depressione postparto in fase avanzata. Il primo periodo di terapia fu burrascoso. Sembrava che gli antidepressivi producessero un effetto contrario, ma lo psicoterapeuta era stato chiaro sull'andamento della cura e la tenacia di Spiro fu determinante. La situazione sembrò appianarsi, ma era chiaro che si trattava di un delicato equilibrio. Angela aveva riacquistato una certa padronanza di sé, anche se i suoi timidi e rari sorrisi erano solo per Vanessa. Il male oscuro, però, di tanto in tanto riemergeva dagli abissi dell'anima a chiedere il suo conto. Si presentava all'improvviso, subdolo, ingrigiva la loro vita per un giorno o due e poi spariva, nascosto chissà dove. Subito dopo il terzo compleanno di Vanessa, il male di Angela ebbe una decisa recrudescenza. Stati ombrosi, ostinati mutismi e crisi di pianto divennero sempre più frequenti. Una sera, dopo aver messo a letto la bambina, Spiro raggiunse Angela sul divano. Tesoro, dobbiamo tornare dalla psicoterapeuta. Allungò una mano per accarezzarle il braccio, ma lei si liberò con un gesto brusco, si alzò, aprì un'anta della parete attrezzata e riempì un bicchiere con del Grand Marnier. Si voltò verso Spiro con uno sguardo di sfida e svuotò il bicchiere in un sorso. Lui rimase di stucco. Non aveva mai visto Angela bere superalcolici. Morsi di paura cominciarono ad attanagliare stomaco e gola. Lei riempì un secondo bicchiere e riprese posto sul divano. «Angela, così è peggio», sussurrò lui cercando invano di incrociare il suo sguardo. «Non ci vado più dal dottore». Angela fissava il liquido ambrato nel bicchiere come incantata. «E qui non ci voglio più stare».
Lo sguardo e il tono con cui aveva parlato non ammettevano repliche. Forse era lui, sfiancato, stanco di combattere, avvilito. Seguì un lungo silenzio. Spiro capì che era necessario prendere una decisione importante e cambiare rotta, anche a costo di grandi rinunce. «Se il problema è questa città, se sei sicura di poter stare meglio a Taranto, allora vacci», fece in tono sommesso. Lei alzò la testa per la prima volta da quando erano seduti e lo fissò, gli occhi arrossati, pieni di lacrime. Spiro non poté fare a meno di pensare a quanto fossero belli anche così. «Chiedo scusa, ho fatto un po' di errori di lettura, ma mi prende, quindi mi accorgo che vado un po' più veloce e andare veloci non fa mai bene, in nessuna cosa, immaginiamoci nella lettura. Chiedo scusa all'autore e a voi». Allora, questa Angela, ragazzi, è un personaggio tosto, è un personaggio tosto alla quale è difficile davvero stare vicini. Devo dire che Spiro ha provato in tutti i modi ad aiutarla, ma come spesso accade in queste malattie della mente, se non siamo noi per primi a voler dare una sferzata e a voler guarire, difficilmente gli altri possono aiutarci più di tanto. E quindi l'abbandono è chiaro che è la logica conseguenza al fatto che a volte la depressione è tale per cui nemmeno l'amore per un proprio figlio, che caspita semmai che non è qualche cosa che muove davvero il mondo, a volte questa forte depressione può farti anche perdere davvero la bussola e pensare che nemmeno un figlio ti possa consolare. Allora, io volevo leggere un po' di commenti vostri. Conturbante per me è un complimento, anche per me. La tecnica del conturbante è solo un espediente per rendere accattivante il conturbante. Bellissimo ascoltarti come sempre, grazie. Sei bravissima, Luciano, mi sembra di averlo scritto io ascoltando la tua lettura. No, invece l'hai scritto proprio tu, pagina dopo pagina. È stato impegnativo immedesimarmi nei sentimenti di Angela. Ecco, diciamo che questa sarebbe proprio una domanda da presentazione, nel senso che se io avessi Fabio Giorgino qui in diretta insieme a me, gli chiederei proprio questo. Quindi grazie Fabio per avere detto questa cosa, e se ti fa piacere intervenire in questo senso con un commento e raccontarci un po' come sei arrivato a immedesimarti, esattamente la parola precisa, no? Stavo dicendo, sarei arrivata a dire proprio questo. Quindi ti ringrazio, come un uomo sia stato in grado di immedesimarsi perfettamente nel sentimento di una donna. Allora, già mi è capitato con un altro autore, Enrico Messori, e lì avevo beccato una certa oh ragazzi, non mi viene in mente la parola, quando insomma collaborazione con una donna. Ecco, qui spero di no, spero di che tu non conosca persone con questo stato emotivo, e quindi insomma bene se ci racconti come hai fatto ad entrare nel personaggio. Intanto leggo Bruno Volpi che scrive: Fabio Giorgino, l'hai fatto molto bene di immedesimarti in Angela, l'hai resa vera soprattutto nel suo disagio. Quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che Fabio Giorgino parla di uomini a proprio agio, diciamo, ma è altresì bravo a comunicare i sentimenti delle donne. Adesso io non ve lo posso leggere tutto, però sappiate che anche con altri personaggi femminili lui riesce ad entrare molto bene in empatia, quindi si vede che anche lui ha questo sentimento, diciamo, a questo lato femminile che lo aiuta in questi casi, no? Lo aiuta a entrare nelle figure femminili. Anche il fatto che le immagini sono rovesciate e rendono criptica la lettura del titolo della copertina, sì, purtroppo con i selfie non si può fare altrimenti, contribuisce a dare un significante conturbante alla lettura. Bene, direi che conturbante potrebbe essere assolutamente la parola chiave di oggi. Cosa dite? Andiamo avanti? Che cosa vi volevo raccontare io?
perché di fatto è quello che vi ho appena detto, no? Io di solito faccio una lettura e poi faccio un po' di discorsi rispetto a quello che ho provato, no? E quindi istintivamente non sono mamma e quindi è chiaro, sono solo zia, solo. E è chiaro che certi sentimenti non li posso provare, ma un po' di rabbia nei confronti di questa donna che apparentemente sembra lasciare, chissà se poi sarà una cosa definitiva oppure no, ma in questo momento apparentemente sembra lasciare per sempre la propria famiglia, fa un po' arrabbiare, no? Soprattutto un uomo si può lasciare, perdonatemi maschietti, ma un figlio no. E quindi la rabbia un po' arriva. Poi però mi tocca leggerlo per capire, chissà, ma tenete conto che io sono perfida, quindi potrei anche essere truffaldina, eh? Quindi non è detto che poi tutto quello che io faccio in modo di farvi subodorare poi sia vero, perché sono perfida. Allora arriviamo a Vanessa. Vanessa è la figlia di Spiro ed Angela e ho dedicato a lei una breve lettura, che direi l'ultima lettura che ho deciso di proporre questa sera. Come vi accennavo prima, Vanessa è adolescente, chiaramente difficile la gestione da parte del padre. Anche lei è una ragazza schiva che comunque sente e ha sentito fortemente il vuoto della madre, anche perché un bambino pensa è colpa mia, no? Si sente spessissimo, anche quando accadono tragedie in televisione, si sente spessissimo dire che il bimbo si è sentito in colpa, oppure i genitori litigano, il bambino si ritiene responsabile. Quindi, insomma, sono sempre molto molto delicate queste situazioni. E chiaramente Vanessa cresce senza la madre, sapendo appunto che sia proprio la mamma a essere stata lei la causa dell'abbandono, nel senso è proprio Angela che ha deciso di andarsene e quindi lei sa di essere stata abbandonata. Mi sono un po' vabbè, insomma, incasinata, scusatemi, lo dico, però è chiaro il concetto. In questa lettura che vi faccio si evince perfettamente il vuoto che Vanessa ha vissuto e vive, perché ha una attenzione immediata nei confronti di un'altra, nei confronti di un'altra, di un'altra, di un altro piccolo, di un'altra bambina. E devo dire di nuovo complimenti a Fabio, perché è facile quando ci sono queste situazioni diventare un po', passatemi il termine, patetici, no? Cioè immergersi in questo dolore e farlo diventare una cosa grande, però diciamo che c'è modo e modo di scriverlo. Lui lo fa, ci entra, ma rimane sempre razionale, cioè ti emoziona senza crearti quella pesantezza che in una lettura magari ti potrebbe poi stancare, no? Invece lui riesce ad esprimere perfettamente i sentimenti di tutti i personaggi, rimanendo sempre aplomb. Diciamo che lui ha aplomb. Andiamo all'ultima lettura. Sta passeggiando Vanessa insieme a Federico, che è il fratello di Isabella e quindi è il figlio del Lombardi, no? Del professore universitario che è stato ucciso. Entrambi sono due ragazzi, parlo di Isabella e Federico, particolari perché particolarmente provati per il fatto che abbiamo letto all'inizio che praticamente hanno trovato la loro mamma morta in casa, quindi deve essere stato assolutamente insomma, è un'esperienza che ti segna per tutta la vita. Quindi sono due personaggi anche loro particolari. Federico, se non ad una prima lettura, cioè, o meglio, finché non si capiscono le ragioni che lo portano ad avere questo tipo di atteggiamento, sembra essere quasi quasi violento con le parole, scorbutico, ma come sempre c'è una ragione, no? E lo scoprirete leggendo il romanzo. Qui passeggiano Vanessa e Federico. La passeggiata era molto frequentata a quell'ora, perché
Un via vai di gente con andature dai ritmi più disparati rendeva uno strano senso di distensione, in perfetta sintonia con l'incedere altalenante del traffico automobilistico. Si avvicinarono al chiosco, un susseguirsi di effluvi di aromi diversi si alternavano ogni volta che incrociavano qualcuno. L'attenzione di Vanessa fu attratta da una bambina che ammirava il gelato che suo papà le aveva appena messo in mano. Quel quadretto era incompleto, non poteva fare a meno di notarlo. Era l'empatia a smuovere il suo intuito. Oltre che dall'assenza fisica, lo capiva soprattutto dalla dolcezza velata di infelicità che leggeva negli occhi dell'uomo mentre sorrideva alla figlia. La prima cosa a cui Vanessa faceva attenzione quando incontrava un bambino era la presenza o meno della figura materna. Sempre. Ne seguiva i passi e gli sguardi fino a quando non si rassicurava della presenza di un genitore e ogni volta che constatava l'assenza della mamma cercava di incrociare lo sguardo del piccolo con la speranza di non dover leggere in quegli occhi la sua stessa sofferenza. Proprio in quel momento di riflessione la bambina rivolse lo sguardo verso Vanessa e le sorrise come se avesse captato la sua preoccupazione e volesse tranquillizzarla. Poi mise la manina in quella del papà e i due si incamminarono a passo lento. Ecco, questo è uno dei passi che ho amato di più, perché c'è tutta la dolcezza e tutta la verità di una ragazza che, abbandonata piccola, ritrova anche crescendo questo disagio e soprattutto è come se, guardando la bambina, l'abbiamo letto, sperasse di non trovare la stessa tristezza e il senso di serenità che immediatamente la avvolge quando questa bimba le sorride, come dire, non ti preoccupare, sto bene. Beh, io credo che questo sia davvero un bel passo, insomma, mi ha quasi commosso, mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo tutto il romanzo, direi che l'ho detto più volte, ma è vero. Soprattutto considerando il fatto che era la mia prima esperienza di thriller. E diciamo che questa cosa si evince dalla mia recensione, che a tratti è stata un po' frammentata e confusa, ma imparerò, anche se le faccio emotive, però tant'è, in un certo qual modo si sentiva un po' la mia inesperienza da questo punto di vista, quindi chiedo scusa all'autore, spero di essermi comunque spiegata, sono stata spiegata, come diceva la nostra, la comica divertentissima. Complimenti all'autore, c'è molta intensità e tenerezza. Questo è un bellissimo complimento che arriva da una scrittrice, Isabella Alessandra Scagliola, e subito dopo Isabella Nicora, che anche lei si complimenta con l'autore. Poi c'è la mia amica del cuore con la Q che si è appena collegata. Isabò, Rocco Trainito, ciao. Alessandra Lenzi, grazie a te. Fabio Giorgino ringrazia. È stata effettivamente la parte più difficile. Ecco, qui Fabio Giorgino ci accontenta e ci racconta come ha vissuto l'esperienza di scrivere di questo personaggio di Angela. Andiamo ad ascoltare, a leggere. È stata effettivamente la parte più difficile, quella di descrivere i sentimenti delle donne presenti nel romanzo. Non mi sono ispirato a nessuna donna che conosco, tranne che per Emma, la zia di Vanessa, che è precisa mia moglie. Bene. Grazie di averci dato questa tua spiegazione. Ovviamente ringrazio a Fabio tutti i complimenti che sta ricevendo, scrive grazie, giustamente per i complimenti, giustamente i ringraziamenti. Poi vediamo un po'. L'intensità la dai ulteriormente con la tua emozione e la tua voce. Grazie Alessandra, grazie mille. Sono contenta che vi sia piaciuto. Quindi a questo punto dovete soltanto fare una cosa, comprarlo, anche se ha ragione il nostro ascoltatore che si vede al contrario, per ovvie ragioni, Le ragioni della follia di Fabio Giorgino. Ha moltissime recensioni su Amazon, è un self-publishing, quindi lo trovate su Amazon, ma lo trovate anche in libreria, vero Fabio? E direi che noi ci siamo detti tutto. Facciamo la pausa per YouTube.
Le ragioni della follia di Fabio Giorgino.